350 kg di spaghetti cotti, 1670 persone che hanno partecipato alla mezza camminata, 3300 che hanno preso parte alla cicloturistica e 2600 visitatori durante la giornata. Sono questi i numeri della 75esima edizione della tradizionale spaghettata di Mondolfo, svoltasi domenica scorsa nella piazza di uno dei borghi più belli d'Italia. Una giornata intensa è iniziata sin dalle 9 di mattina con la cicloturistica, che ha visto numerosi atleti provenienti da tutta Italia gareggiare tra le bellezze del territorio di Mondolfo e Marotta, mentre alle 10 ha preso il via la camminata per la vita, in onore dei donatori di sangue. Un desiderio di ripartenza, di rivivere momenti sereni, ma soprattutto insieme, come ha ricordato il sindaco Barbieri, grazie all'aiuto dei tanti volontari e di tutte le associazioni coinvolte. Siamo ritornati ai numeri pre-Covid e questo è molto importante, siamo contenti, è una delle iniziative più importanti del nostro territorio che lega lo sport, quindi le iniziative sportive, ma anche la solidarietà, perché non dimentichiamoci che la promozione di questa giornata va per la donazione del sangue, quindi per questo gesto di grande valore, ed è un ringraziamento anche ai volontari dell'Avis regionale e poi soprattutto è un evento che guarda la nostra tradizione, quindi alla spaghettata siamo alla 75esima edizione, se siamo arrivati fino a qui il merito va ai tanti volontari a cui vi chiedo di fare un grande applauso sia a loro che a voi che siete qui e siete in tantissimi. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Durante il pomeriggio, per le vie del centro storico, la banda musicale ha dato l'avvio con il suo corteo alla cottura degli spaghetti, mentre la serata è proseguita con buona musica che ha fatto vivere un clima di spensieratezza e divertimento. Prossimo appuntamento, il 2 aprile, con la gara podistica di solidarietà per l'autismo.